Nel primo video di questa miniserie, con la quale sto cercando di ripercorrere i primi anni della carriera cinematografica di Paperino, ho parlato dell'esordio del personaggio nella Gallinella Saggia, corto che ha esordito nel cinema il 9 giugno del 1934. In questo secondo video, invece, cercherò di raccontare qualcosa su alcuni dei corti che non ho citato nel primo video, che appartengono al periodo compreso tra il suo esordio e il 1936, anno durante il quale ha esordito la serie animata a lui dedicata. In effetti questo video l'avevo già girato, ma per via di alcune difficoltà tecniche, diciamo così, ho deciso di rigirarlo nel corso dell'estate 2024, sfruttando per l'occasione lo sfondo della mia libreria disneyana. I corti con Paperino protagonista, appartenenti a quest'epoca, sono fondamentalmente suddivisibili in due grandi categorie. Quelli corali, in cui Paperino è uno dei tanti protagonisti della banda Disney, e quelli in cui è la spalla, per lo più comica, di Topolino, oppure fa parte del famoso e famigerato trio Topolino, Paperino e Pippo. In particolare di questi corti, quelli del trio, ci siamo occupati in un video dedicato a Disney 100 insieme con Andrea Bramini. Vi invito a recuperarlo, lo trovate anche in descrizione. Dei corti corali, oltre ad Orphans Benefit, di cui abbiamo parlato nel video precedente, e a The Band Concert, in cui sostanzialmente Paperino fa l'elemento di disturbo, mi piace citarne tre in particolare. Mi riferisco innanzitutto a Mickey's Polo Team, un corto particolare in cui tutta la banda Disney gioca a polo contro una squadra costituita dai VIP dell'epoca. Quindi Mickey's Circus e Mickey's Grand Opera. E in particolare mi voglio soffermare su quest'ultimo. A un certo punto c'è infatti una delle scene migliori mai interpretate dal Paperino dell'epoca. In questo caso abbiamo Paperino che sale su un palco teatrale per interpretare Romeo, mentre Giulietta viene interpretata da Chiquita nella famosa scena del balcone. I due attori iniziano a dialogare tra loro, ognuno nella propria, diciamo così, lingua. Paperino starnazzando e Chiquita chiocciando. Per cui ne nasce un dialogo che è sostanzialmente incomprensibile per gli spettatori. Però, evidentemente, i due si capiscono perfettamente. Il tutto, però, viene completato da una recitazione fisica che è al tempo stesso esilarante. L'effetto comico finale è assicurato. Tra l'altro, piccola informazione di passaggio, il corto è diretto da Wilfred Jackson, lo stesso della Gallinella Saggia. Tra i corti in cui Paperino è spalla comica di Topolino inizierei con The Dog Napper, il rapitore di cuccioli. Rilasciato nel 1934 e diretto da David Hand, è il terzo cortometraggio con Paperino protagonista. E si capisce che abbiamo ancora il personaggio e i suoi esordi, poiché i piedi palmati sono ancora colorati di nero. In questo caso vediamo Topolino e Paperino poliziotti che si lanciano all'inseguimento di Gamba di Legno che ha rapito il cane di Minnie, Fifi. Abbiamo un Paperino in qualche modo, quantomeno all'inizio, piuttosto inconsueto perché si presenta come un poliziotto professionale o quantomeno cerca di essere il più professionale possibile nel corso dell'inseguimento. Il problema è che non ci riesce proprio e si dimostra particolarmente maldestro, tanto da generare le gag che fanno ridere nel corso di tutto il cortometraggio. Orphans Picnic, la scampagnata del 1936, diretto da Ben Sharpstein, è fondamentalmente il seguito di Orphans Benefit, perché Topolino e Paperino portano gli orfani di quel cortometraggio a fare un picnic. E i monelli, ovviamente, si dimostrano essere, ancora una volta, molto monelli, realizzando tutta una serie di dispetti
dispetti ai danni di Topolino e Paperino. Però è proprio grazie a questi dispetti che emergono le differenze caratteriali tra i due personaggi. Topolino infatti accoglie questi dispetti con filosofia, si potrebbe dire. Quasi viene da pensare che nella sua testa sta pensando: in fondo sono bambini. Paperino invece, dando seguito al suo carattere sanguigno, che avevamo appunto già visto proprio in Orphan's Benefit, esalta ancora di più i dispetti di cui è vittima, rendendo le già divertenti gag ancora più divertenti. Chiudo questa breve carrellata con Topolino alpinista, Alpine Climber, sempre del 1936, questa volta diretto da David Hand. In questo caso troviamo Topolino e Paperino che stanno scalando una parete rocciosa. La cosa interessante di questo corto è che è qui che iniziano le sfide tra Paperino e il mondo naturale. Infatti passerà fondamentalmente metà cortometraggio a litigare con una capretta, anticipando così le sfide che sarebbero arrivate negli anni successivi con formiche, scoiattoli, api, orsi e altri animali. Questa seconda puntata si chiude qui. L'appuntamento è quindi per il prossimo episodio, nel quale andremo ad approfondire alcuni dei corti realizzati nel corso della sua lunga carriera e proprio per la serie Donald Duck dal grandissimo Carl Barks. Per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di Paperino 90. Saluti a tutti!